Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Pokémon Soul Silver. Ma attenzione, io oggi sento anche dell'oro che mi viene intorno. Perché signori, oggi mega collaborazione con un grande amico, signori, che ha fatto più o meno la stessa serie in contemporanea insieme a me. Signori, stiamo parlando del mitico Dread. Ciao a tutti, ovviamente io ho copiato da lui e lui ha copiato da me. Certo, cioè, se siamo autocopiati. Nel tuo canale io ti ho copiato, nel mio canale tu mi hai copiato. Per è forza, ovvio che, è per ovvio forza. Che succede così. Signori, per questo sforzo voglio 32.000 like, vogliamo, ricordiamo, 32.000 like, perché ci stiamo impegnando. Non sappiamo se il format può piacere, secondo me sì, è anche una cifra, signori. Quindi signori, mi raccomando, trovate l'altro episodio in coppia, che sono successe cose incredibili. Pazzesco. Nel canale di Dread, link in descrizione. Mamma mia, sta tutto qua sotto, tutto qua sopra, andatelo a vedere. Dread, siamo pronti? Io sono pronto, sto davanti a Tizio Macio. Aspetta che arrivo anch'io a Tizio Macio. Pronto, lo parliamo? Io, ok, dimmi quando lo parli. Vai, lo parlalo, parlalo. Lo parlo, mamma lo parlo. Mia, se lo parlo. Ah, è Bruno. Ah, lui è chiaramente comunque di Torbella Monaca. Sì, Bruno di Torbella. Famosissimo idraulico, Bruno. Allora, pensa all'attacco. Dai, c'è sto, contro Bruno. Ok, allora io ho il mio fantastico Espeon che io ti dico qui adesso che se non li sciotto tutti, quasi. Ok, ci vado molto vicino. Dread ha farmato una cifra, ragazzi. È stato bravissimo. È stato Madonna, proprio che bravo. Non c'ho una vita, mi ha levato la vita su questo. Allora, gioco, extra senso, vediamo, dovrebbe essere super efficace. Allora, vediamo se li sciotto tutti. Voglio un biscottino. No, cazzo, non l'ho sciottato. Vabbè. No, neanch'io. Sai, io ho fatto super efficace. Però mi ha tentennato la merda. Però non l'ho shottato, però gli era rimasto uno di vita e si è suicidato perché si è colpito lui. Ah, proprio quindi perché vale ha detto no, non vale la pena, mi ammazzo. Esatto. Ok. Ah, no, ma qua va bene, qua va bene. Ma non riesco a shottarlo, ma porca puttana, ma che sì, sfiga. Sì, no, ti rimane sempre una caccoletta. Che no, non hai capito, ha fatto ricarica totale. Io sto gioco lo odio, seriamente. Ce l'hanno è con me. È scrittato un botto. Ce l'hanno con me. Allora, sto... Hitmonchan, no, non cambio perché Togetic è fondamentale. Tu a che Pokémon stai? Ma ha tirato Onix, però cioè l'ho distrutto e mo sto al terzo in realtà. Mamma mia, a me mi sta a fare il culo a stelle e strisce. Ma è normale perché io in realtà, avendoceli leggermente più bassi dei tuoi... Ma Hitmonchan è fortissimo, ma più che altro Hitmonchan c'ha tipo tutti i pugni strani di qualsiasi tipo, il mondiale esiste da questo gioco di Pokémon. Mamma mia, raga, che bucio di culo che mi sta a fare questo, ma dai, non... Fanculo, va. Io allora... l'ho shottato. Beata a te. Sono proprio contento per te. Guarda, se mi ha fatto fuoco pugno, poi do. La mamma c'ha fuoco pugno. Pugno elettrico, fuoco pugno, ma l'ha fatti tutti. Sì, no, ce l'ha tutti, l'ho detto. Ma il fatto è che il più forte è, cioè, è un po' un fortissimo Espeon. Perché cioè, c'ha una mossa, psicoraggio. E tu vai là e tranquillo. Senti, io contro Onix ci metto Coccodrillo. Se permetti, sì, vai Coccodrillo. Lo one shotta male. Poi Coccodrillo ce l'ho a livello 47. Mamma mia, one shot, one kill per noi, ragazzi. Calcola, io sto all'ultimo Pokémon. Dai, ce sto pure all'ultimo Pokémon. Ce sto pure. Machop. Se avete visto Machop, tu che... Ma io lascio sempre Coccodrillo. No, è vero, non sto all'ultimo. Porco due, non sto all'ultimo, non aspetta. Mamma mia. No, io ce l'ho lasciato sempre Aston, tanto è super efficace. No, io gli sto romper culo così. Aia, ok, mi sa, culo. Gli dovrei aver rotto il culo se comunque i miei calcoli sono giusti. Ho rotto il culo, ho finito. Allora, tu proprio lì one shot. Io ho provato a lasciarci dentro Coccodrillo perché mi sembrava tanto simpatico. Ma te giuro che mi sa che io ci avrò problemi. Te lo giuro. Mi sa che quello più problematico sarà l'ultimo, sai. Io c'ho, no, adesso c'ho, mi ha fatto frana, ma mi sta one shot a tutti, te lo dico, eh. Ci ha buttato dentro Nidoking, ci ha fatto di cattiveria a proprio allo stato nascente. Allo stato ubriato. No, Nidoking è forte, raga. Cioè, Nidoking è seriamente forte. No, raga, Nidoking è un mostro. Hitmonlee, continua a lottare con Nidoking, ragazzi, perché è un mostro. È più un mostro. È una roccia gigante. No, non è una roccia in realtà. No, però è forte, Dread. È talmente forte che liscia li mortacci sua, ecco. Io che... quello non l'ho preso perché l'avevano consigliato pure a me. Però ho detto, non posso prendere Nidoking perché io la già e poi dicono che voglio. Lo so. Allora, mi sta dando comunque qualche problemino, ragazzi. Intanto, Dread, balla, fai qualcosa. Sì, no, perché... io sto ballando col personaggio intorno okay. a Bruno. Dai. E poi ci voglio tipo la musica dance. Bravo, Nidoking, ma tu sei un... Battuto. Con un po' di difficoltà Olè. L'ho battuto. L'importante è quello. Allora, ci pozioniamo. Tu hai fatto tutto? No, sono idiota perché stavo ballando. Ok, perfetto. Quindi, rivitalizzante lo usiamo su Togetic, che Porello ha preso delle sganassoni
Incredibile. È perché io sono stupido, c'ho solo l'iperpozione, no, c'ho pure le super pozioni. No, ce ne dovrei avere anch'io. Ce dovrei avere. Vabbè, c'ho due pozioni. Sono veramente organizzato. C'ho 21 pozioni. Io c'ho 21 pozioni max. Io ho tipo 28 cure totali, 36 vitalizzanti, 23 per pozioni. Anche eri pronto per fare una guerra, non eri pronto per... che ne so, pensavo che non bastassero i livelli. Ah, questo che poi... Vai avanti. Dovrebbe essere... Buio o ombra. Sì, buio mi pare, non mi ricordo. Allora lancia fiamma a go-go qua. Come ci scendi tu? In realtà... non ne ho idea. Non ne ho idea, cioè io metto un Pokémon che c'ha volo all'inizio, perché se non mi ricordo male all'inizio lei mette Umbreon. Però sì, no, non è vero, non me lo ricordo, beh adesso vedo, ho rischiato io. Sai che c'è? Io vado da lanciafiamme, non lo so perché, vai parlaci. Cioè stai parlando? Sì, parlo. Perfetto, sì, sì, comunque è tipo buio. Io da quello che so, il fuoco gli fa male, poi... Non ho controllato sulla Wii. Non dovrebbe essere super efficace. Ok, vediamo, Sì, comunque infatti Umbreon c'ha una memoria incredibile. Umbreon, signori. Allora, vediamo se funziona. Lancia fiamme, okay, c'è proprio. Vediamo un po'. Ah, c'ha doppio team Umbreon, madonna, è odioso. Comincerà a usare doppio team all'infinito. Allora, no, in realtà... Perché non gli esci tutte le mosse. In realtà ti posso garantire che fuoco non gli fa un'emerita mazza. Un cazzo. Niente. Okay, giustamente. Non gli fa niente, ho proprio failato. Però... Stordiraggio di merda. Però voglio continuare così. Grande. Io sto continuando a usare volo all'infinito perché contro Umbreon non so giocare. No, ma è vero, cioè, nel senso... Nel senso, se riuscissi a... Carica totale. Cioè, vedi che sto lisciando tutti... Oh, tutti. Cioè, ma ci credi? Cioè, mi sto a suicidare perché si colpisce da solo. Uguale io. Cioè, uguale io. Allora, ti giuro, uguale io. Pure io. Senti, ma doppio team, no? Dell'anima della mamma sua, perché qua si parla della mamma, non è che stiamo a parlare... Sì, no, qua il problema è proprio la madre. E brucialo e fai la finta. Madonna, io ho levato. Gli ho levato metà vita. Togliegliela. No, ha fallito. Mortacci tua. Ok. Ok. Vediamo se lo shot adesso. Ma se suicida, perché continua a colpirsi da solo? Vabbè, non so parole. Gli ha fatto la ricarica totale. Te giuro, sto piagne. Tipo. Non lo so quanto sto piagne. Te l'ho detto che questo qua romperà il cazzo. Te giuro, sto mandando avanti l'emulatore per cercare di riprendere. Perché sicuro modulo shot. Dai, manca poco. No, io sto ancora al primo perché rompe il cazzo. Guarda, continua a colpirsi da solo. Oddio, sono uno di vita. No, ma pure io sto per schiattare tantissimo. Allora, il mio mi è schiattato, te lo dico già. Vedi da subito. Che servivano tutte le percussioni. Quindi ci devo mettere uno veloce, okay. Uno veloce. Potrebbe no, essere... ha fallito. Merda, Dread, vai. Sta continuando a fallire tutti gli attacchi. Allora, okay, vado con lo spettro. Ok, è morto, Umbreon è morto. Ok, Umbreon è morto. A te, mannaggia, la puttana. Umbreon è morto. Non gli faccio niente, proprio con quella buio. Ok, Gengar. Non gli faccio niente, vado a taglio a sto punto. No, te prego. Sono arrivato a fatica al secondo. No, raga. Dread, mi sta sbagliando tutti gli attacchi, Dread. Ah, glielo ho fatto. Te l'ho detto, perché c'è un doppio team. Chi c'hai dentro? Espeon. Contro Gengar la ho shottato Gengar. Ho shottato Gengar con una semplicità mussuosa. Ah, extra senso, lo senti, eh. Come essere più veloce? Vai. Allora, tecnicamente io sto al terzo. Dovrebbe essere super efficace, credo. Spero. Cioè, è super efficace. L'ho shottato incredibile. Beato a te. A me mi ha messo un dom. E ha fatto. Usa coccodrillo. Beh, infatti cazzo, non ho visto che Pokémon ha usato, merda. Ok, ci credi che mi ha quasi shottato coccodrillo? Ma questo te lo voglio dire, no, perché... infatti, era ovvio. Coccodrillo, con che lo attacco? Cazzata, io in immensa. Oh, mosse acqua. Ah, mosse acqua? Beh, è vero, è fuoco lui, ma dai. È fuochissimo. Sì, ma tu ti rendi conto che mi ha massacrato? Cazzo. Questo te lo voglio dire, perché... È fortissimo, guarda, Undum è fortissimo. Te lo guarda, voglio dire. Guarda, mi è shottato, pezzo di merda. Allora... La borsa mi serve un revitalizzante, figlio di puttana. Uguale, io ho l'unico revitalizzante max e lo userò su coccodrillo a sto punto. Vediamo, Fortissimo. Ti giuro, me li sciotta, Dread, me li sciotta. Sì, no, è fortissimo. Sì, è fortissimo. Allora, no, borsa, prego. Dove sono le iperpozioni? Oh, sì, Dread, sì, Dread! Dove sono le iperpozioni? Così!
Gli hai rotto il culo? Sì, che gliel'ho rotto. Aspetta che arrivo, tengo dentro. Madonna, cioè, ma come cazzo fa a shottarmi tutto? Ho messo dentro coccodrillo e voi dite, ma perché non l'hai cambiato, regà? Oh, perché lo voglio curare, per forza. Per forza, regà, mettete niente e poi ci metto dentro cazzarola. L'altro. Cazzarola. Lo sapevo che facevi per cazzarola. Lanzo, bastardo. Ok. Ma ok. Forse. Guarda come mi shot. Ok, madonna mia, madonna mia. Ok, è morto, dovrebbe essere morto. Raga, sì, questa morto. Ce la sta a far sudare, eh. Questa ce la sta a far sudare. Morto, è morto. Me li sta shottando tutti. È finito. Ah no, ancora non vai le bloom, ok, c'ho Growlight, però non è in vita Growlight. Io ci vado da volo, non me ne frega niente, raga. Non dovrei togliere. Oddio, ma ci vado tantissimo di volo. No, no, bella così. Contro vai le bloom, sì, ovvio. Sì. Raga, queste sono cose impressionanti. Allora, dov'è? Ok, vai. Non mi shotta, no, non mi shotta, incredibile. Contro Vale Plume. Però dai, adesso gli rompo il culo. Dai, Dread. Gli rompo il culo. Dove sei? Onda calda. Caldalo. Caldalo, okay, tutto. Dovrebbe shottarlo perché sono 6 livelli sopra. Dovrebbe. No, dai, manca uno di vita. Vabbè, paralizzalo. Raga, io sto a tenere il culo stretto. Ve lo dico, Lasciamo. Ricaricato Talon. C'è il Pokémon che ti piace una cifra a te, Marowak là. Quello a te piace usa... No, no, te lo puoi usa... ascoltare il culo. Eletto. Sì, no, ma mi ha mandato via tantissimo il Pokémon. Ma quello sei un coglione deficiente. Imbecille. Ok, dovrei aver finito io. Vai così. Madonna, Growlithe al 49 fortissimo. Vai così. Madonna, ce l'hai piccolo, ce l'hai. Ho vinto. Dammi un secondo e arrivo da te, te lo dico. C'è sto. Ho vinto un botto di soldi. C'è sto Dread. Madonna santa, borsa. Fammi curare. Bella così, signori. Siamo fortissimi. Dread forse è un pochino più forte di me. Pokémon forti, Pokémon deboli. Ho nerdato. Ma hai fatto bene. Ok, campione ti aspetta. Grazie mille, sei stata gentilissima. Allora io direi di dare una bella salvata qua. Poi non sotto i Dread. Perché io l'ho salvata trasgressiva. Madonna quanto salvo. Io Madonna quanto salvo adesso. Mamma io. Mia, ma proprio botto. Trasgressiva una cifra, raga. Mi salvo veramente proprio. Tantissimo. Signori. Allora sì, mi sto a curare qualsiasi cosa perché mi ha rotto il culo. È vero, perché pure io mi stavo a dimenticare, grazie Dread, sai. Ci andavo là davanti con tutti i Pokémon mezzi rotti. Chiche e stampelle. È che c'ho solo i per pozioni. Ma allora. Vabbè, ma c'è pure i rivitalizzanti, no? Sì, quelli sì. Mi hai detto che hai comprato la roba per fare una guerra, porco Giuda. Allora, poi tu l'hai usato i carburanti, tutta quella roba là, sì? In realtà no. Ma io me li ho dati, ma non conta. Ma poco conterà secondo me. Poi boh. Allora, Dread, io ce l'ho tutti alla massima potenza. Proprio adesso. Io salvo. Io risalvo, hai detto bene, non si sa mai. Signori, incredibile, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatecelo sapere nei commenti, perché se fosse così possiamo riorganizzarci e fare qualcos'altro assolutamente insieme su queste serie un po' così. Dread, grazie mille per essere stato grazie con noi. Grazie a te. Grazie mille a tutti. Grazie. Signori, mi raccomando, lasciamo un bel like. Vi ricordo il video di Dread, lo trovate in descrizione. Signori, bella. Bella.